Lo spettacolo dell'hockey, eccolo qua, Alessandro al microfono, Gaetano ai regia. Sarà la Follonica tra poco su questi schermi Neurocolor Panavision International Cinemascope. Benvenuti al pala primi, pala secondi, pala terzi, pala quarti, pala quinti, pala all'infiniti. Mentre sta andando in scena la presentazione dello speaker ufficiale Riccardo Giorgi, il cui incipit è amici sportivi, anzi appassionati dell'hockey e non, e poi urla le formazioni. Uno spettacolo più unico che raro. Anche Piero Angela ha manifestato interesse da un punto di vista scientifico per queste situazioni che si verificano qui a Sardana, alla porta della Liguria, la base della Lunigiana insieme all'antica Luni. Sardana Follonica sono oggi, ma anche ieri, chissà se domani, appaiate all'ottavo posto con 24 punti. Follonica reduce dalla vittoria su Monza, Sardana ha imposto il pareggio ai campioni d'Italia, il leader della Gradua, ma oserei aggiungere anche Toria, del Forte dei Marmi. Una partita che si preannuncia quanto mai interessante, e è quella clou di questa serata, perché si giocano anche Monza Lodi e Bassano Scandiano. Domani saranno disputate con Reggio Valdagno Trissino Bregante, mentre mercoledì chiuderà Montebello Sandrigo. Agli ordini degli arbitri che sono Luca Molli di Viareggio, Andrea Davoli di Modena. Con al tavolo Minonne e Lossi stanno per iniziare le ostilità. Davanti a Menichetti, Follonica di Enrico Mariotti, schiera con il numero 74, Pablo Cancela, con il numero 9 Marco Pagnini, con il numero 7 Federico Pagnini e con il numero 5 Davide Banini. Chiedo scusa per la raucedine incipiente. In panchina Mariotti, a disposizione Sergio Cabella numero 2, Mario Rodriguez Figueroa numero 6, Francesco Banini numero 4, Stefano Paghi numero 8 e il secondo portiere Gabriele Irace numero 11. Nel file di Sardana sono in pista con il numero 57 Chicco Rossi, con il numero 6 Juan Geronimo, Juan José Moiano, con il numero 87 Francisco Ipirazzare, con il numero 11 Davide Borsi, davanti al portiere che è Simone Corona, a disposizione di Alessandro Bertolucci ci sono anche Mattia Rispogliatti numero 5, Elia Petrocchi numero 14, Andrea Peroni numero 46, Geronimo Garcia Bielsa numero 87 e numero 78, scusate, e Alessio Bianchi numero 58, ripeto, di rigore di fronte a Spalti Gremiti, Luca Molli di Viareggio, Andrea Davoli di Modena. Gara iniziata, è la sfida anche tra i due trainer che da giocatori sono stati protagonisti della favola Viareggio, Alessandro Bertolucci nelle file rossonere e Enrico Mariotti in quelle bianco-azzurre. Mare in mano, imponente e spettacolare la presenza anche dei tifosi grossettani che sono entrati simpaticamente dotati di mascherine a protezione del viso, esorcizzando il coronavirus. Ma qui si gioca hockey. Vede Banini, lo scambio 5 secondi per Banini,
Davide non ce l'ha fatta a evitare il Pinazzar Moiano. Sardala che orchestra la pallina, giocati in questo momento 1 minuto e 50 secondi, 0-0 il parziale. Ancora Sardana, Ipinazar non controlla più, poi scarica all'indietro Borzi e Rossi, numero di Rossi su Fede Pagnini, c'è il fischio di Molli. Pallina rosso-nera con Borzi. Borzi davanti aveva Cancela, poi Banini va a pressare Ipinazar. Marca da uomo, c'è anche Marco Pagnini su Rossi. Tanto Sardana perde la pallina in zona d'attacco. Si ricomincia col pressing di Ipinazar e Moiano. Cancela, poi la pallina a Fede Pagnini che è il capitano, la perde, transizione di Borzi, prova Borzi, la parata di Menichetti con l'avambraccio destro. Ipinazar, prova Ipinazar, buona la difesa, transizione, la finta di Marco Pagnini e la doppia parata su Federico Pagnini. Borzi, la conclusione non è andata, la conclusione di Moiano, recupera Sardana ancora con Rossi, prova la conclusione Menichetti, bravissimo, una spaffilata pericolosissima di Rossi, poi ancora Ipinazar, su di lui c'era Fede Pagnini, la respinta sul tiro di Rossi e poi Moiano non trova ancora una volta la porta. Sardana molto spesso vicino alla rete, giocati 2 minuti e mezzo adesso, sempre 0-0. Fede Pagnini, 5 secondi. Il fischio di Molli e Davoli. Pallina ancora rossonera. Per il momento solo un fallo commesso dai giocatori del Follonica e adesso c'è Cancela che si prende il blu. Pablo Cancela si piglia il blu. Per questo fallo al 2:28 fallo su Moiano. Non mi sembrava cattivo il fallo di Cancela, comunque Davoli lo ha allontanato temporaneamente. Ci sarà il tiro diretto per Sardana, adesso vediamo le condizioni di Juan José Moiano, detto negro. Sono i sanitari. Sempre in pista. Si rialza Moiano ma sembra molto sofferente alla gamba sinistra. È entrato in pista Geronimo Garcia Bielsa che è anche l'incaricato del tiro diretto. Garcia Bielsa contro Menichetti per sbloccare il risultato
quando non siamo ancora giunti al secondo minuto e mezzo di gioco. Garcia Bielsa contro Merichetti. Gioco forse ora può riprendere. Ecco che siamo pronti, attendiamo il segnale di Davoli. Garcia Bielsa e Merichetti, la parata. Para Merichetti. Si rimane 0-0 con la power play Sardana per il blu a Pablo Cancela. Borsi. Garcia Bielsa, Borsi, Ipin Azar, Borsi. Vediamo se Sardana sfrutta questi due minuti. Ipin Azar, Rossi. Ipin Azar, Rossi. Ancora Ipin Azar, Borsi. Cerca il pertugio Sardana. Ipin Azar, Borsi. Prova Borsi e rete! Il gol di Davide, Davide, Davide! E Davide, Davide, Davide! E Davide, Davide, Davide Borsi che sfrutta il power play. Terzo minuto e 24 secondi. 1-0 Borsi. Sardana sblocca approfittando della superiorità numerica. Ha segnato Davide Borsi, il capitano. C'è la sigaretta. Ancora dunque il risultato sbloccato, vediamo Sardana che cerca di legittimare. Un attimo problema tecnico, rientro in telecronaca quando attacca Sardana con Rossi che aveva ricevuto da Ipin Azar, ma il suggerimento per Borsi non è stato precisissimo. L'intervento dell'arbitro, secondo arbitro Davoli, che va alla palla contesa. Ancora Sardana, manca deviazione sotto misura su assist di Rossi. Garcia Bielsa, poi avanza ancora Borsi, l'autore del gol, mette in mezzo, pallina per Rossi, recupera Ipin Azar, di lui va Fede Pagnini. 5 secondi sanzionati da Luca Molli. Si ricomincia. Tanto è rientrato Pablo Cancela. Fede Pagnini per Marco Pagnini. Poi Davide Banini. Intanto Anti Rodriguez Figueroa al posto di Cancela col numero 6. Eccolo proprio Rodriguez.
Scambio con Banini, ancora per Rodriguez, non riesce a trovare la porta. Ancora Sardana che sbraglia l'intricata situazione, recupera Rossi. Pallina profonda per Garcia Bielsa che deve tornare indietro. Scarica Ibn Azzar. Rossi, numero di Rossi. Interviene Menichetti, poi Ibn Azzar. La paratissima di Menichetti con la mano sinistra aperta. Dall'altra parte Banini. C'è Rodriguez a centrarea. Si muove anche Fede Pagnini. Rodriguez. Marco Pagnini. Federico Pagnini. Ora la trama del Pollarica che impegna Corona con questa conclusione di Federico Pagnini. Da Borsi a Garcia Bielsa, ancora Ibn Azzar. Vai Ibn Azzar. Tanto giocati 7 minuti. Sardana 1, Pollonica 0. Per effetto della rete segnata al terzo e 24 secondi da Davide Borsi. Via Rossi, prova! Molto buona la deviazione di Davide Banini, poi è Federico Pagnini che va a dare fastidio all'ex Forte Marmino, mantiene il possesso, scarica indietro su Francisco Ibn Azzar. Forse. Danza sulla pallina Borsi. Poi cade a terra, time out Pollonica. Sardana 1, Pollonica 0, giocati 7 minuti e 41 secondi nel primo tempo. Gol di Borsi al 3:24, time out anche per noi. Ricomincia Pollonica in possesso di pallina, la conclusione di Marco Pagnini, pallina troppo alta, pallina anche scomparsa dalla circolazione, tornata. Davide Banini dietro la porta di Corona, mette in mezzo Figueroa, Rodriguez Figueroa, ma c'è il rigore per il Pollonica, esattamente all'ottavo di gioco. Vedete che è una pattinata all'interno dell'area, qua Federico Pagnini,
Pagnini contro Corona per il pareggio, tiro di Pagnini parato. Parato da Corona che dice ancora una volta di no. Ma è migliore portiere. Ma non è migliore, è migliore, lo riconoscono tutti. Simone Corona, number one. Simone Corona, number one. Tanto Follonica. Marco Pagnini. Marco Pagnini e Garcia Bielsa, scarica all'indietro. Davide Pagnini, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Davide Pagnini. C'è il fischio, il fallo in attacco di Federico Pagnini. Luca Molli richiama Borsi a ricominciare dalla posizione corretta. Va Sardana con i Pinazzar, la perde. Rodriguez Figueroa, la perde anche lui. Borsi, Borsi e Rossi, Rossi e Borsi! E Davide Borsi raddoppia! E Davide Borsi raddoppia! Esattamente all'ottavo minuto e 48 secondi. Segna ancora Borsi, doppietta del capitano. Come l'ultima partita interna. Che abbiamo documentato. Attenzione, incrocio dei pali, bellissima conclusione di Davide Pagnini, dall'altra parte Sardana con i Pinazzar, anzi era Rossi, incredibile. Follonica sfortunatissimo, un tiro meraviglioso di Davide Pagnini, si è stampato all'incrocio dei pali alla sinistra di Corona che era rimasto immobile, ma non Ciro. Dunque Follonica molto vicino al dimezzar dello svantaggio. Sfortunata la squadra di Enrico Mariotti. Da Fede Pagnini a Marco Pagnini, perde l'abbrivio, finisce anche per perdere la pallina per intervento di Borsi. Garcia Bielsa carica ancora per Rossi, di lui Davide Pagnini, va ancora Rossi, c'è libero il Pinazzar, Rossi preferisce tirare. Dall'altra parte Pagnini la perde. Ehi, la rete che si muove, ma l'ha toccata Merichetti. Ha sbagliato stavolta Borsi. Marco Pagnini, anzi Pagnini l'ha persa. Grande intervento di Pinazzar. Poi Borsi al volo. Incredibile giocata di Garcia Bielsa che ancora riceve. Borsi. Pinazzar Rossi. Grande Sardana, ma un grandissimo Follonica anche. Borsi, cercato la deviazione sotto misura di Rossi che non è arrivata. Intanto occhio al timing, 9 minuti e 33 secondi giocati. Sardana 2, Follonica 0. Recupera Corona. Calcisticamente si direbbe costretto ad uscire dai pali. Borsi, Rossi, Pinazzar. Sardana fa girare da Dio sta pallina. Pinazzar. Garcia Bielsa la perde per una. Anzi, Pinazzar. La perde Garcia Bielsa e la Borsi che l'aveva controllata in precedenza. Ancora Sardana in attacco. Prova, non va. Il primo tempo molto simile a quello di sabato scorso contro il Viareggio, appunto, come dicevo poco fa. È rientrato Pablo Cancela. Cerca ma non trova come avrebbe voluto, perché è entrato
Francesco Vanini. L'ha persa poi ancora Follonica. Sardana si rilancia. Ipinazzar. Buono il blocco di Borsi, però Molli lo pesca in fallo e lo ammonisce verbalmente. Verbal. Cosa vi dice, amici ascoltatori, il nome Verbal? Verbal è il nome Verbal, il nome della del... Intanto c'è stato molto vicino Sardana ancora al terzo gol. Francesco Vanini, la scaricata. Cancela, non è riuscita la deviazione, ancora time out. Dicevo di Verbal, che poi mi sono perso. Verbal è il nome con cui recita Kevin Spacey nel film I soliti sospetti, che se vanno a vedere su internet dovrebbe essere del regista Bryan Singer, infatti. E Verbal è anche Kaiser Soze. Colui intorno al quale ruota tutta la storia. Dunque partita ancora una volta spettacolare. Siamo quasi a metà del primo tempo. 12:42 da giocare. Sardana 2, Follonica 0, per effetto della doppietta di Davide Borsi. Ancora Sardana, Garcia. Garcia Biazza cerca di cunearsi, non ce l'ha fatta per effetto dell'intervento di Rodriguez Figueroa. Poi cancella la parata di Corona e poi l'intervento bellissimo di Ipinazzar su Francesco Vanini. Dall'altra parte è rientrato Moiano, dunque l'infortunio meno grave del previsto. Con la Moiano fischia Luca Molli. Cancela, mette in mezzo Moiano, recupera e sventa. C'è un fallo. Borsi, Ipinazzar. Davide Vanini cancella, ecco il break. Rodriguez, Francesco Vanini. Corona gli ha detto di no.
Ancora Molly dice che bisogna riprendere in un altro modo il gioco. Cancela e Francesco Bannini. Eccolo Francesco dalla grande distanza, suo fratello Davide poco fa ha colto un incrocio dei pali dalla sua metà pista. Moiano e Cancela. Mariotti ha ordinato di serrare le fila delle marcature. C'è Davide Bannini su Ippi Nazar e finisce per perdere la pallina. Anche Rodriguez regala la sfera per i 5 secondi agli avversari. Sempre Sardana, Ippi Nazar. Moiano in qualche modo mette in mezzo, non c'è la deviazione, 10 minuti e 20 da giocare. Quando Moiano manca la deviazione. Tratto in pista anche Andrea Perroni, The Perrons, numero 46. Pablito Cancela cerca e trova Davide Bannini, di lui c'è Moiano. Bannini e Cancela, stavolta subisce il fallo e c'è il blu per Ippi Nazar al 14:54. Fuori due minuti, Ippi Nazar, opportunità di accorciare le distanze per Davide Bannini. Errore di Ippi Nazar che consente al Follarica di poter rientrare in partita. Davide Bannini contro Simone Corona. Davide Bannini contro Simone Corona. Molly fa riprendere l'azione, fa ripetere l'azione. Invita Corona a stare fermo. Davide Bannini contro Simone Corona. La finta, Bannini, la parata di Corona, incredibile. Ha parato il rigore e ha parato un tiro libero. Simone Corona. Simply the best. Guardate il pressing asfissiante della squadra di Mariotti a metà pista del Sardana che finisce per perdere la pallina. Va a recupero Davide Bannini. Anzi, entrato in pista Stefano Paghi con il numero 8. Rodriguez. Stefano Paghi. Marco Pagnini, Stefano Paghi, prova Paghi, scarica per Cancela, poi Paghi, non va, Rossi. Ma perde il Sardana. Marco Pagnini, Stefano Paghi, Rodriguez, Davide Bannini, Rodriguez. Ancora Davide, alta e schiaccia e stavolta corsa. Alza e schiaccia, stavolta a corsa, c'è il gol meritato del Follonica. Esattamente a 15:52 a corsa a distanze. La squadra ospite col gol di Davide Bannini. E poco fa se l'ha visto parare un tiro diretto da Corona.
Attenzione a Sardana che spreca clamorosamente l'opportunità del 3-1. 8 minuti e 30 a conclusione del primo tempo, Sardana 2, Follanica 1, Rossi, Borsi, Garcia, Bielsa. Ancora Garcia Bielsa, va in mezzo a 3, Cancela lo disturba, Borsi, Perroni, Rossi, Borsi, scarica ancora per Garcia Bielsa, va Garcia Bielsa, su di lui va Davide Banini che lo ha fermato, poi il numero tentato da Marco Pagnini, sempre Marco Pagnini rientra in possesso, scarica per Pablito Cancela, Rodriguez, Cancela, no look per Marco Pagnini, poi va ancora Davide Banini, Davide in mezzo, Pagnini corona, Cancela, e ora sta giocando meglio Follonica, fase favorevole alla squadra di Mariotti, Cancela, 6:50 la conclusione del primo tempo, Sardana 2, Follonica 1, attacca Rossi, Garcia Bielsa, Rossi, Perroni, Garcia Bielsa, molto buona la difesa della squadra di Mariotti, Garcia Bielsa non ha trovato il pertugio, poi ci prova dalla grande distanza, ancora Garcia Bielsa, e anche Rossi ha avuto l'opportunità per segnare il terzo gol senza riuscirci. 5 minuti e 11 secondi alla fine del primo tempo. Sardana 2, Follonica 1. Rossi. Ci ha provato ancora una volta Perroni, nulla di fatto. Recupera Follonica. Pablito Cancela. Cerca Paghi e lo trova, vicino a lui Federico Pagnini. Prova il numero, anzi Davide Banini alza le mani e protesta, ma il gioco prosegue, da Borsi a Rossi, ancora da Paghi a Cancela, tentato di mettere in mezzo, poi ha provato la conclusione, fermato anche lui, Rossi, contrattacco di Rossi che scivola, diciamo così, Paghi, Stefano Paghi la finta, Cancela, corona, ha detto di no, ancora Stefano Paghi la perde, Perroni, Borsi si lamenta, non vede che la palla gli stava arrivando, buon per lui che l'ha recuperata Garcia Bielsa servendo Rossi, ancora Garcia Bielsa all'indietro, Borsi, va Borsi alla ricerca del pertugio, la scarica con Rossi, Borsi, Garcia Bielsa, ancora Rossi sotto misura, non va, non riesce a concretizzare Sardana, 4 minuti e 35 la conclusione, primo tempo, e il gol del pareggio di Pablito Cancela, il pareggio, anzi il pareggio di Pagnini al 20:29, due a due di Pagnini,
Dunque Sardana si è fatta rimontare il doppio vantaggio. Doppio vantaggio che era arrivato grazie agli acuti di Davide Borsi al 3-24-8-48. Davide Banini e Marco Pagnini hanno annullato il vantaggio da 2-0 a 2-2. Incredibile. Ancora Follonica sulle ali dell'entusiasmo in questa finale di tempo che vede protagonisti i ragazzi di Mariotti. 3 minuti e 30 la conclusione alla prima sirena, 2-2 il punteggio. Biancazzurri sono riusciti a recuperare da 0-2. Palla che finisce in tribuna, sempre pericolosissimo. Federico Pagnini, molto buona la reazione del Follonica. Davide Banini, Stefano Paghi, la recupera Fede Pagnini, preso la palla in alto a Davoli. Tanto c'è stato uno scontro poco amichevole tra Marco Pagnini e Perroni a metà pista. Cancela, mette in mezzo, non ci arriva Federico Pagnini, contropiede di Perroni. Perroni ai Pinedol! 3° gol di Sardana che si riporta in vantaggio. Ha segnato il Pinazzar al 22-24, di nuovo avanti Sardana con il Pinazzar. Tanto Sardana deve mantenere la calma perché Perroni ha protestato con Molli ed è stato ammonito verbalmente. Alla prossima si becca il blu. Comunque Sardana di nuovo avanti. Marco Pagnini, ancora Marco Pagnini. Sardana ha rimesso la freccia, bella la chiusura di Rossi. Il Pinazzar ancora, ha toccato Cancela che aveva ingannato Menichetti, pallina fuori. Ultimi 125 secondi di gioco, questo primo tempo, Sardana 3, Follonica 2. Pablito Cancela, provato il numero su Marco Pagnini, poi la va a recuperare, la perde, buona la difesa di Francisco e Pinazzar, l'autore del gol del 3-2. Rossi, Borsi e Pinazzar, ancora all'indietro, anzi è Perroni per il Pinazzar. Poi Cancela, protestano e vogliono il rigore i sardanesi. E poi c'è il blu che si va a beccare i Pinazzar, il secondo blu della frazione. E dunque al 23-33
c'è un altro tiro diretto per Follonica. Intanto c'è stato anche il time out chiamato da Bertolucci. Vediamo cosa succede. Perroni è andata a spiegarci con Molli, anzi con Davoli. Tiro diretto, Cancela contro Corona. Cancela contro Corona per il 3-3. Va Cancela, la parata di Corona, ancora Cancela e ancora Corona. Corona ha parato due diretti e un rigore. Simply the best. Attenzione a Marco Pagnini, si è lanciato clamorosamente, infatti se n'è accorto Molli, e il fallo di Pagnini che si è tuffato di Biasi style palesemente. Attenzione a Sarzana, Rossi, va Rossi dietro la porta. Intanto manca un minuto la sirena del primo tempo. Sarzana 3, Follonica 2. Borsi e Marco Pagnini. Va a raddoppiare Figherò, ancora Borsi, numeri clamorosissimi. Perroni, la messa in mezzo dove però c'è Davide Banini. Vediamo cosa fa Follonica questi ultimi 38 secondi. La finta, la palla per Banini, Rodriguez, Figherò, Banini, Davide Banini, e poi se la alza troppo Stefano Paghi e la perde. 28 secondi questo primo tempo tiratissimo, nervosissimo. Perroni la perde, ultima pallina di Follonica che può andare a vedere se riesce a pareggiare. Ecco la parata di Corona su Rodriguez Figueroa, dall'altra parte Rossi che si incunea e subisce il fallo numero 7 di Follonica. 12 secondi ancora da giocare. Sardana la tiene, Borsi la perde, Follonica per il pareggio di Paghi, la parata ancora di Super Corona. Super Corona. Finisce il primo tempo, Sardana 3, Follonica 2, per effetto delle reti di Borsi 1-0 al 3-24, ancora Borsi 2-0 all'8-48, 2-1 di Davide Banini al 15-52, 2-2 di Marco Pagnini al 20-29, 3-2 di Ippi Nazar al 22-24, Corona parato, 2 tiri diretti e un rigore in questo primo tempo. Ci sentiamo per la ripresa.
Olimpia. Ci sarà Paura Gua o un fettatino o polpette col sugo oppure polpette col sugo. Allora, spezzatino o cinghiale. Thank you.
Dunque si ricomincia, amici ascoltatori, amici sportivi e non, ma voi siete tutti sportivi perché lo sport è salute. Praticarlo sarebbe meglio, ma anche seguirlo fa bene. Va bene al cuore e alla mente. E noi siamo veramente contenti di essere qui per questo secondo tempo di Sartana Follonica. Primo tempo 3-2, rigola al 3-24 e all'8-48 di Borci, 1-0 e 2-0, il 2-1 di Davide Banini, al 15-52 il 2-2 di Marco Pagnini al 20-29, poi il 3-2 momentaneo di Francisco e Pinazzar al 22-24. Tutto è pronto agli, abiti, agli ordini degli arbitri Luca Molli e Andrea di Viareggio, Andrea Davoli di Modena. Si comincia questo secondo tempo in pista per Follonica davanti al portiere Menichetti con il numero 8 Federico Paghi, che poi si chiama Stefano e non Federico, comunque Stefano Paghi. Con il numero 6 c'è Mario Rodriguez Figueroa. Poi con il numero 5 Davide Banini, che è andato in gol, però è rigore, è annullato, ma c'è il rigore. E poi c'è Marco Pagnini con il numero 9, quindi subito opportunità di pareggio dopo 15 secondi. Rigore Follonica, Corona ne ha già parato uno nel primo tempo, va a batterlo Francesco Banini. Francesco Banini contro Corona. Francesco Banini contro Corona e gol! Il gol del tre pari. E la partita ricomincia subito dopo 15 secondi. 3-3, tutto da rifare per Sardana. Follonica rientra immediatamente in partita. L'ha caduto Rossi, forse c'era rigore, tanto dall'altra parte molto vicino alla conclusione vincente Marco Pagnini. Di nuovo Sardana, Perroni la perde, la recuperata Rodriguez Figueroa, Marco Pagnini la perde anche Pagnini, la perde anche, ma solo per un attimo, Garcia Bielsa, l'ha recuperata il Follonica con Davide Banini, palla alta, Sardana, Garcia Bielsa, alza e schiaccia, Rodriguez, bravissimo, va Rodriguez solitario, Corona, dall'altra parte Borsi, la parata di Menichetti, inizio senza soluzione di continuità. Velocissimo il gioco delle squadre di Alessandro Bertolucci e Enrico Mariotti. Attacca Marco Pagnini, scarica su Davide Banini. Ancora Banini. Marco Pagnini, gliela va a togliere per un attimo Garcia Bielsa, la toccata a Menichetti, poi Rossi. Garcia Bielsa. Borsi dalla grande di Stantarotti e chicco chicco, non lo sa che quando segna fa godere la città, chicco 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 Rossi all'1.59. Sardana torna subito in vantaggio con chicco Rossi
un gol spettacolare, deviazione di volo, partita bellissima. Sardana torna avanti, Sardana torna avanti 4-3, 23 minuti ancora di spettacolo ci attendono amici. Vanini avanti, è rientrato in pista anche Pablito Cancela. Dunque inizio di ripresa spettacolare col 3-3 sul rigore di Francesco Vanini e il 4-3 con la deviazione sotto misura di Chicco Rossi. Davide Vanini, Pablito Cancela, pressato, no limits da Borsi, che agganciano i due, poi cade, Borsi ora si prenderà il blu, sicuramente. Blu a Borsi per il colpo che ha inflitto a Cancela al 2.36. Gara nervosissima. Tanto è rientrato Stefano Paghi nelle file del Follanica che ora è in power play per il blu a Borsi. Rodriguez, Vanini mette in mezzo, non riesce la deviazione buona, finale per la squadra di Mariotti. Rodriguez, gli scambi ripetuti con Pagnini, Marco Pagnini, Davide Vanini, scambio ancora con Stefano Paghi in mezzo, va a recuperarla Davide Vanini vicino alla porta di Corona, cerca di resistere, saldarla con la ciprava Rodriguez, Vanini, Corona ancora, Paghi, Rodriguez, Vanini, Rodriguez. Power play Follonica che la perde con Rodriguez, Paghi, Marco Pagnini, Paghi, Rodriguez. Saldana stranamente alla difesa della sua porta, alza e schiaccia di Vanini, di Davide Vanini, recupera Saldana, poi per la lontana male di Pinazzar, insiste Follonica. Ora 30 secondi di power play, Cancela non trova la porta, Rossi, Rossi seguito da Paghi, prova a passare, deve passare, subisce il fallo di Paghi, decimo fallo, decimo fallo Follonica, Sardana può addirittura andare più avanti dopo 4 minuti e 9 secondi. Vediamo cosa succede in inferiorità numerica, Sardana con il Pinazzar contro Menichetti. Ipinazzar contro Menichetti. Vediamo Molli che sa per dare via all'azione. Ipinazzar contro Menichetti. Ipinazzar! Ipinazzar! E da segnato Ipinazzar! Ed ha segnato il Pinazzar,
ed ha segnato il Pinazzar, il Pinazzar, il Pinazzar, porta più due di nuovo Sardana, che ha segnato in inferiorità numerica, a parte che manca una vita, però riporta più due il vantaggio dei rossoneri, dopo che il Follonica per due volte aveva, e subito Banini all'incrocio dei pali, subito Banini all'incrocio, è una partita meravigliosa, 4-27, 5-4 di Banini, perché è sempre in inferiorità Sardana. Ancora Sardana, Chicco Rossi, incredibile, incredibile, Chicco Chicco, e Chicco Chicco, ma che partita, ma che partita, amici, 4-36, 4-36 Chicco Rossi, incredibile, in da tra il 4-09 e il 4-36 tre reti, incredibile, incredibile Chicco Chicco, incredibile, 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 e ora siamo 6-4, incredibile, cioè 4-09, 5-3 di Pinazzar, 4-27, 5-4 di Banini, 4-36, 6-4 di Rossi, incredibile. E manca una vita alla fine di questa partita, esattamente 20 minuti in questo momento. Attacca Pablito Cancela, Marco Pagnini, gliela toglie Ipinazzar. Giossa, nonostante la difesa strenua di Paghi Rossi, scarica ancora Ipinazzar. Ancora Borsi, Rossi. Scarica Ipinazzar. Sardana insiste, all'indietro l'aveva scaricato Garcia Bielsa, poi Rossi si incuna, Rossi, Garcia Bielsa, Rossi, ha mancato il gol, e poi segna Garcia Bielsa, Garcia Bielsa, Garcia Bielsa, Garcia Bielsa, al quinto e 43, quinto e 43, 7-4 Garcia Bielsa. L'unico che ha disperato qua è Gaetano De Benedetto, che dovrà montare tutti questi gol, siamo già a quota 11 totale. Garcia Bielsa, Sardana ora più 3, incredibile, incredibile, una partita meravigliosa. Vediamo il fischio, c'è il fallo di Follonica in attacco, secondo Davoli. E Sardana. E poi c'è il gol, vediamo. C'è il fallo, non c'è il blu però. E il fallo l'ha fatto Cancela? No, c'è. No, non era Cancela, ma era Davide Banini, ammonito solo verbalmente da Luca Molli. Sardana più 3, 7-4 in questo inizio clamoroso di secondo tempo, mancano 18 minuti e 35 alla conclusione. Garcia la perde malamente, Marco Pagnini, Cancela, Cancela, velocissimo la scarica dalla grandissima distanza, Follonica ci ha provato con Francesco Banini, nulla da fare, poi ci ha provato Borsi, aveva fatto un numero incredibile, ancora Borsi, c'è uno scontro,
con un avversario, gara nervosissima. Francesco Banini dietro la porta, cade a terra. Ma è una ammonizione verbale anche per Banini. Con l'arica va a quota 12 falli di squadra. Beccano intanto dalla parte opposta blu a Rossi e a Banini. Blu a Rossi e a Banini. Giocati 7-0-6. Quattro contro quattro dunque in fissa per il blu contemporanea, Rossi e Banini. Davide Banini. Sardana 7, Follonica 4. Quattro contro quattro per il doppio blu a Rossi e Banini. Quando attacca Ippina Zar, trova Garcia Bielsa, colpito da Tergo, da Federico Pagnini, ancora Ippina Zar. Si gira e serve Garcia Bielsa che si attacca con Federico Pagnini. Vediamo cosa succede. Convocati entrambi, Garcia Bielsa e Federico Pagnini. Blu anche a Federico Pagnini e Garcia Bielsa. Incredibile! Al 7-21. E Federico Pagnini, nervosismo incredibile. Adesso giocano 3 contro 3. È rientrato Borsi. Ristabilita parità numerica, sostituiti i cartellini blu. In 20 secondi sono stati espulsi Rossi e Banini e Davide Banini, e poi Garcia Bielsa e Federico Pagnini. Attacca Rodin, speriamo che il gioco riprenda fluido perché la partita era bellissima, si è molto incattivita e nervosita. 17 minuti e 20 alla conclusione. Sardana 7, Follonica 4. Provato a concludere Francesco Banini da grande distanza. Recupera Sardana. Perroni, Perroni e Francesco Banini. Mette in mezzo per Moiano che non aggancia, poi la recupera. Poi il suo servizio per Perroni viene intercettato. Ancora Moiano a dare fastidio all'attaccante avversario. Brava Francesco Banini. Nulla di fatto.
16 minuti e 40 secondi, sempre più 3 Sardana. Sto cercando di capire il dialogo tra Minone e Molly qui sotto alla nostra postazione. Tutto regolare. Il tiro libero per Sardana con il Pinazzar per il 15° fallo al 7-24. Il Pinazzar e Menichetti, il Pinazzar e Menichetti, la parata di Menichetti. Sardana ha sprecato l'opportunità del più 4 con questo tiro libero, tiro diretto di Pinazzar, neutralizzato da Menichetti. Pollonica alla ricerca della riapertura del match, manca una vita per la verità, quindi c'è tutto il tempo, 15:40 in questo momento, alla sirena finale, Sardana 7, Pollonica 4. Attenzione alla pallina che arriva dalle parti di Moiano, pressato da Marco Pagnini, poi gliela toglie Federico Banini, Francesco Banini, va Pagnini, non trova lo specchio della porta, recupera Sardana, fischia Molly, ancora palla contesa, tempo che passa lentissimo, 15:24 la conclusione. Francesco Banini, lo scambio con Cancela, ancora Francesco Banini dalla grande distanza, ha toccato Ferroli, ha toccato anche Corona, il recupero di Francesco Pinazzar che sbaglia, Rodriguez Figueroa, serve Cancela la parata, ancora di Corona, poi Borsi la tiene, Perroni, Borsi, pressing asfissiante dei giocatori di Enrico Mariotti, non controlla Perroni, la recupera Marco Pagnini, la deviazione con la matta di Perroni, poi Borsi, Borsi e Perroni, non arriva l'assist di Borsi a Perroni, Cancela dalla parte opposta, Cancela la perde, fischia e ha ammonito Cancela. Luca Molli ha dato il fallo di simulazione a Cancela. Time out, quando punteggia di 7-4 Sardana, 14-21 da giocare,
Gara nervosissima, bellissima, tiratissima, tutto ciò che è issimo va bene. Per citare una frase, da, visto che siamo quasi al Festival di Sanremo, voglio citare una grande hit di Righiera: innamoratissimo, in preda ad uno spasimo, innamoratissimo, il mio cuore batte per te. Sempre il grande gioco e anche grande nervosismo tra in pista. Questo, c'è Luca Molle che sta catechizzando Federico Pagnini e Davide Borsi, due capitani, perché qualcosa insomma non è che vada. Non è che vada proprio tutto così bene in pista. Cioè, si cerca di proseguire, qui mancano 14-20 alla conclusione. Sardana 7, Follonica 4, ma può succedere ancora di tutto, come ci insegna l'Hockey i Pinazzar. Moiano, brava Moiano, non ce la fa. Moiano che si è ripreso molto bene dopo il colpo subito nel primo tempo. Mi piace dirlo così, gasbagnanamente, al primo tempo. Il primo tempo, il secondo tempo, il terzo tempo, il quarto tempo. Rossi, Sardana insiste, Borsi la finta, va Davide, prova, non trova la porta. Va a coprire Marco Pagnini, Francesco Banini su di lui Moiano. Francesco Banini deve tornare indietro. Marco Pagnini dà fastidio e la ruba la pallina alla fine Moiano. I Pinazzar, Borsi. Rossi. Rossi la rimette in mezzo, Moiano non ci arriva, transizione di Marco Pagnini, mette in mezzo, non ci arriva Davide Banini, ancora Sardana, i Pinazzar, cerca lo spazio, cade a terra, tutto regolare, tanto mancano 13 minuti in questo momento, siamo quasi a metà della ripresa. Marco Pagnini, Davide Banini, ancora Francesco Banini, la perde Rossi dalla grande distanza, chicco chicco e chicco Rossi, chicco Rossi che gol, e chicco 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 chicco, non lo sa che quando se ne fa cadere la città al 12-14, c'è l'8-4 di Rossi, stupendo protagonista Rossi, clamoroso, clamoroso, 8-4, un secondo tempo di questo livello non ce lo saremmo mai aspettati. Rossi autore, mi sembra, di 3 gol, vado a vedere. Sì, tripletta.
e ancora Santana con Borsi, con Borsi, con Borsi 9-4. Incredibile, 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 incredibile. E ora siamo al 12-34. 9-4 di Borsi, incredibile, incredibile partita. 9-4, sembrava averla rimessa in piedi il Follonica col 3-3 inizio ripresa. Sardana poi ha messo benzina nel motore e per il momento ciao Follonica, ma manca moltissimo, la squadra di Mariotti è in grado di fare qualsiasi cosa. 9-4, 12 minuti adesso da giocare. 12 minuti da giocare con l'attacca Rossi. Ancora i Pinazzar. Rossi. Borsi. La manca ai Pinazzar. Banini. Adesso il Follonica deve produrre il massimo sforzo e segnare, perché altrimenti non riuscirà mai a recuperare il gap di meno 5. 9-4 a 11 minuti e 20 dalla conclusione. Tanto è rientrato in pista anche Mario Rodriguez Figueroa. Eccolo in possesso della pallina che si alza. Vediamo la situazione falli, saltare a quota 7, una delle partite in cui ha commesso meno falli in assoluto, 18 per Follonica. Follonica alla ricerca della riapertura del match, ma Marco Pagnini non aggancia, la perde in zona d'attacco. Pinazzar, Rossi, attenzione a Fede Pagnini, Corona fa buona guardia, parte da dietro Rossi e poi si gira Borsi, Rossi ancora, Rossi riesce a tenerla, a riappoggiarla lì dietro per Garcia Bielsa, poi Moiano, Borsi, ultimi 17 secondi di possesso pallina, Rossi all'indietro come giostra Sardana, Garcia Bielsa, la palla non arriva, ma 4 secondi, deve tirare, pallina che si alza, ancora si ricomincia dal Follonica, 9 minuti e 50 secondi adesso alla fine, Sardana 9 Follonica 4, quando attacca Marco Pagnini, Paghi, ancora Paghi, la perde Rossi, Borsi, Borsi ancora mette in mezzo, non c'è stata deviazione, Sardana lotta con accanimento, tanto dall'altra parte la parata di Corona su Mario Rodriguez, su Stefano Paghi, tanto Borsi, Rossi, Garcia Bielsa, Sardana la tiene, fa girare quando riesce a entrare in possesso e Follonica deve raddoppiare gli sforzi per recuperarla. Borsi, Moiano, ancora Garcia Bielsa, 2 secondi di possesso, gol ancora di Rossi, la deviazione di Rossi sul tiro di Borsi, incredibile,
al 17-21. Poker di Rossi, 10-4, ancora Rossi, incredibile, incredibile partita al 17-21. Rossi ha segnato il 10-4. È disperato Gaetano De Benedetto, che dovrà montare gli highlights 8-20 alla conclusione, e ride per non piangere. E Follonica ora rischia di essere completamente deconcentrato. Saldana tiene la pallina. Garcia Bielsa, Moiano, ancora Rossi. Guardate come gioca Saldana in scioltezza quando è tranquillo. La pallina è imprendibile, dall'altra parte c'è un Follonica frustrato da questo Saldana monumentale, che questa settimana ha battuto il Viareggio, è andato a porre 3-3 a Forte dei Marmi, e adesso sta portando a casa, facendo tutti gli scongiuri del mondo da parte dei tifosi, anche quest'altra partita. 10-4, 7 minuti e 15 secondi alla conclusione. Rossi, Saldana con Garcia Bielsa. Garcia Bielsa ancora. Moiano la finta, la tiene. Tanto ancora 17 secondi di possesso. C'è il fallo di Federico Pagnini. 6-48 la conclusione. Rimane a terra. Incredibile col poker di Rossi qui. È rimasta a terra Moiano, anzi Borsi. Finalmente riesce a alzarsi. 6-48 alla conclusione, Saldana 10, Follonica 4. Ecco il capitano che si rialza, autore di una tripletta anche stasera. Badiamo dunque, 6-48 la conclusione, Saldana 10, Follonica 4. Perroni, ancora Rossi, Moiano, 5 secondi. Pagnini ha dato fallo a Saldana, molli perché non rispetto della distanza, ottavo fallo di squadra. 6-28 alla conclusione, il secondo tempo più lungo della storia. Moiano non va, recupera il Follonica, cancella. La perde Follonica, dura giocare col groppone, con sul groppone 6 gol da recuperare. Ultimi 6 minuti di gioco, Saldana 10, Follonica 4. Tutti in festa, i tifosi qui a Saldana.
ancora il Sarzana in avanti, la pallina per Garcia Biasa di sponda su Rossi, Moiano, ancora Garcia Biasa, si gira, pressing asfissiante su di lui, la scarica su Rossi, 5 secondi evitati dalla grande distanza, Menichetti riesce a controllare, 5 minuti e 24 alla conclusione. Davide Banini all'indietro, la perde ancora un Sardana stellare. Rossi, 5 secondi, 5-0-8 alla conclusione. Mentre mancano ancora 5 minuti alla conclusione, Davide Banini mette in mezzo, poi cancella, ma Sardana mantiene i 10-4, clamorosamente scaturito per una ripresa meravigliosa. Saluto che si è messo in ascolto di visione soltanto in questo momento l'amico Federico Parma della Federico Parma, Isoppe Parma Enterprise. Time out anche per noi. Dunque, quando mancano 4 minuti e 48 secondi, Sardana 10, Follonica 4, partita meravigliosa, l'aggettivo che più si viene utilizzato in questo luogo magico, fantastico, nel quale l'Hockey Sardana sta raccontando una favola che sarà raccontata sugli schermi di tutta Italia. Questa non è una grassa peronata nel senso delle mie fandonie, ma è la verità. Il film realizzato da Andrea Lago Marsini e Davide Marcesini, che racconta l'hockey prendendo spunto da questa storia sardanese, si intitola il film proprio una favola. Mi auguro che tutto il popolo dell'hockey possa avere occasione di vederlo. Intanto c'è il gol del 10-5 segnato da Francesco Banini, no, sembrava mi videtur esse gol, in realtà no. Si ricomincia, Perroni, Borsi, 4 minuti e 15. Sembrava proprio gol, ma forse la pallina era entrata. Sto chiedendo qui in tribuna stampa, dove sono presenti circa 23.000 colleghi. Attenzione a Rossi! Non va. Federico Banini ancora in possesso della pallina per limitare il passivo. Fallo, decimo fallo Sardana al 21-01. Può andare a meno 5 Follonica con Pablito Cancela. La parata di Corona, poi riprende Cancela e segna. Cancela sul tap-in, però l'aveva parato ancora. Il tiro libero, incavolato Corona, perché non ha mantenuto l'imbattibilità in questa occasione. Borsi scambia ancora con Perroni, 10-5 ora dunque, meno pesante il passivo, 3 minuti e 20 a conclusione. Un Sardana meraviglioso è riuscito a superare il Follonica resistendo
in maniera stoica al ritorno degli ospiti, perché all'inizio della ripresa l'inerzia era tutta in mano al Follonica grazie al tre pari firmato dal rigore di Francesco Banini. La Sardana poi si è riportata avanti fino prima 5-3, poi 5-4, poi 10-4 e poi il 10-5 che resiste ancora quando mancano 2 minuti e 25 e 35 secondi. Quando attacca Moiano, Borsi, ancora Moiano, scarica su Rossi, Rossi, Borsi, ormai si gioca per onore di firma, ultimi 120 secondi di gioco. Ricorda ancora la successione delle reti, 1-0 di Borsi al 3-24, 2-0 di Borsi, 8-48, 2-1 di Davide Banini al 15-52, il 2-2 di Marco Pagnini al 20-29, 3-2 di Pinazzaro al 22-24, all'inizio della ripresa dopo 15 secondi il 3-3 di Francesco Banini su rigore, poi 4-3 di Chicco Rossi all'11-59, 5-3 di Pinazzara al 4-09, 5-4 di Banini, Davide Banini al 4-27, 6-4 ancora di Rossi al 4-36, 7-4 di Garcia Bialza al 5-43, 8-4 di Rossi al 12-14, 9-4 di Borsi al 12-34, 10-4 di Rossi al 17-21, 10-5 di Cancella al 21-01. E ora mancano 1-57. Sardana 10, Follonica 5. Cancella cambia dalla parte opposta, Davide Banini, Francesco Banini, pallina ancora di Follonica, 1-41 a conclusione, Sardana 10, Follonica 5. Rossi esplode ancora la parata di Menichetti, sempre Rossi alla caccia del pokerissimo personale, poi Borsi, Garcia Bielsa, Rossi, Borsi, ancora Sardana, Comoiano, ultime battute, 70 secondi alla conclusione, sempre Sardana 10, Follonica 5 quando attacca Cancella, pressato da Rossi, ancora Cancella, scarica, poi ha recuperato Federico Pagnini, Davide Banini, 50 secondi adesso, tutti in piedi a Sardana per festeggiare questa grandissima vittoria contro un grandissimo avversario che non è riuscito a tenere testa alla veemenza di una squadra rossonera meravigliosa. Trionfo rosso-nero, anche Maurizio Corona, il presidente che è salito in tribuna in questo momento, è molto contento, ma tutta Sardana gioisce per questi eroi che li fanno sognare. 19 secondi, Sardana batte Follonica 10-5, si attende solo la sirena finale per il trionfo dei ragazzi di Ale Bertolucci, che per questa volta batte Enrico Mariotti, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, ultimo secondo, finisce la partita, Sardana batte Follonica 10-5 da Alessandro Grasso Peroni e Gazzale Di Benedetto. Un abbraccio a tutti, alla prossima occasione, ciao e viva l'hockey!